Ciao a tutti ragazzi, oggi non ho voglia di fare le presentazioni, quelle lunghe in cui esco solo io, li vedete già, 1, 2, 3, che in italiano sarebbe 1, 2, 3, abbiamo alla, di qua, ok, è qui, Tobischi, ciao! Ciao, ciao a tutti! Ciao. Oggi è reattivo, di solito tace, invece oggi ha reagito subito. Poi giù lì così, Strix! Ok, e... Raga, dobbiamo sostituire Strix, secondo me. Ciao. Pensavo ci si fosse rotto lo Strix. Mentre invece sotto c'è Simon. Amici, io sono sempre presente. Mi ci sarei giocato la memoria qua che c'ho. Comunque, allora ragazzi, oggi siamo qui per una roba di cui c'è Tobischi che non ce la fa più. Cioè, è agitato tipo da... un mese? Quant'è? Un mese che sei in palla? Troppi teaser. Ma avete notato che alle sue spalle sta diventando sempre più una cameretta anni 90? Tra un po' spuntano anche Brandon e Brenda di Beverly Hills 90210. Quindi abbiamo Maria Guasa, poi abbiamo il Santino di Ari e poi abbiamo... adesso sono arrivate tutte e quattro le Mamamoo. Sì, sì, dopo l'arrivo di Reality in Black, dell'album che ho preso, è uscito anche il poster, quindi... ok, prossimo video foto dei paparapa, raga, che ne dite? Ovvio. Ok. Allora, è appena uscito, cioè, perché è un video importantissimo? Perché ovviamente noi siamo i paparapa, cioè la controparte maschile delle Mamamoo. Si vede, cioè è ovvio. Cioè, uno appena ci vede dice: guarda la parte maschile del... Va bene. E dovrebbe essere uscito il video, vediamo, perché siamo talmente in orario che siamo partiti prima dell'uscita del video. Cioè, le Mamamoo hanno detto: raga, siete pronti? Sì, ok, lo mettiamo online. Cioè, è andata così. Questo è per farvi capire il livello. Andiamo a vedere se effettivamente il video è pronto e commentiamolo insieme. Tobischi, sei pronto tu? No. No, ok, perfetto, era la risposta che volevo. No, era la risposta proprio che volevo. Andiamo a vedere il video. Ok, il video online, quindi andiamo a vederlo insieme. Già si vedono delle unghie, quindi già c'è Tobischi che sente tutti i graffi sulla schiena. Andiamo a vedere Where Are We Now, il nuovo singolo delle Mamamoo. Adesso sì. Tobischi è svenuto. Raga, mi sa che è una canzone seria, quindi noi non c'entriamo niente. No. Andiamo? Dovevi portare Ari. Dovevo riportare. Adesso la chiamo. Facciamo la call. Non male, però, eh. Vabbè, ho portato l'olio. Dicevo, voci ne abbiamo in questo video. Pazzesche, eh. E bellezza così, giusto un po', sparsa così. Siamo io e Strix e siamo senza parole dall'inizio video. Ho notato. Faticoso questa reaction. Ma è un pre-release questo? No, questo è un album che hanno fatto... Proprio, quindi è il singolo ufficiale questo, title track? Sì, dovrebbe essere questo. Mi aspetto un'esplosione di voci tipo nel bridge, che spero mantengano le promesse. Vedremo. Speriamo. Aspetta, guarda adesso. Già qua. Ecco. Il video rispecchia totalmente la canzone. Elegante la canzone, eleganti loro. So, assolutamente. Sì, a me ricorda molto LMM di Wasa pure. Bravo. Richiama un po', sì, è vero. Sì, c'è sempre questo tipo di canzone con questa ambientazione nei boschi. Bridge con tutte e quattro le voci. È già finita? Purtroppo sì. Wow, vediamo cosa succede però. Mancano ancora 30 secondi. Vedi, wow. Di prendere visto, i fazzoletti. Hai visto? Wow. Wow. Il tempismo. Se lo sapevi, sei la controparte maschile. Giusto. Ok, titoli di coda come se fosse un film. Effettivamente anche il video ha un taglio cinematografico con... Ma anche nei trailer sembrava, cioè ho visto proprio c'era film cut, una roba simile. Ha un taglio assolutamente da film. Perché leggevo sulla pagina Mumu Italia, praticamente quest'album è uscito con le canzoni e in più ci sarà un film documentary. Probabilmente sarà anche collegato a quello. Potrebbe essere collegato a quello. Ok. Non allora... sono informatissimo, però. Già hai dato delle informazioni interessanti che poi tanto i nostri amici nei commenti vanno a implementare e a riempire un po'. Partiamo con i vostri punti di vista. Vai, Tobischi.
me la devo riascoltare. Asciugati la lacrimuccia, no? Vai. I fazzoletti non li ho portati, purtroppo. È quello che ti aspettavi? Sì, dai trailer si poteva già intuire qualcosa, ma anche dal, diciamo, dagli spoiler che hanno fatto come significati, parlavano appunto di una canzone che fosse una ballad, che andava a riparlare un po' della loro esperienza. Ah, ok. Quindi collegata al film documentary, quindi un quindi po' Where Are We Now è dove siamo arrivate oggi? Credo di sì, siamo non oggi. Vorrei dire okay. Castroneria, però... Ok, ok, va bene, siamo al settimo anno, se non sbaglio, vero? Sì, abbiamo superato il settimo anno, hanno rinnovato dopo quei contratti. Ok, ok, ok. Settimo anno della scuola di stregoneria e... Va bene. Non c'è nessuna crisi del settimo anno. No, direi di no, anzi, direi proprio di no. Troppo per nulla. Strixolo, che ne dici? Wow, solo semplicemente il titolo, wow. Ok, no, no, beh, quello è il titolo, va bene, ma... Sono rimasto senza parole, devo essere onesto. Ma infatti non ti si è sentito durante il video, no, ma non no, è una presa in giro, è un fattore positivo. Cioè, eri talmente... Perché mi sono goduto completamente le loro voci dalla prima all'ultima. Bravo, bravo. Complimenti sempre a loro, non so più. Incredibile. Simon! Concordo anch'io, un comeback completamente diverso dagli ultimi, più centrato forse sulle loro voci, che mi ha messo veramente la pelle d'oro. Sì. La cosa divertente che dico io è vedere veramente le mille anime che hanno questi gruppi e forse soprattutto si rispecchia molto nelle Mamamoo, perché hanno questo vizio di fare queste ballad strappalacrime e poi sono le stesse che ti fanno dinga e dici ma allora possono fare veramente tutto. È una cosa perché sono credibili in tutte e due le versioni e questa è la cosa bella. Nessuna delle due versioni risulta forzata o finta, diciamo. Quindi forti. Che bello, è un onore essere la versione maschile delle Mamamoo, ma effettivamente anche noi siamo veramente poliedrici un poco. Vabbè, basta, smetto di dire cavolate. Abbiamo fatto anche i seri oggi, quindi oggi? No, veramente. E beh, però diciamo la canzone... Che, comunque, non vedo l'ora di sentire un live come a Milano. Lascia stare Milano. Tu però sì, un bel live. Sa già, tipo, cos'è che era il Dingo Music, quella cosa là? Sì, quindi. Le live performance. Ecco. Okay, ok. Allora ragazzi, grazie come sempre, per chi ci sta guardando commentate qui sotto cosa ne pensate di questa canzone, che è totalmente diverso, come ha detto ovviamente Strix, come abbiamo detto più o meno tutti, da ciò che abbiamo sentito lo scorso anno. Quindi magari qualcuno ha conosciuto le Mamamoo l'anno scorso e oggi è un po' spiazzato. Cosa ne pensate? Per noi tutti e quattro è promossa, l'abbiamo detto a gran voce. Voci pazzesche, meravigliose, e non possiamo far altro che andare a rivederci subito il video. Commentate, seguiteci e ciao. Al prossimo video. Ciao, grazie a tutti. Ciao.